noi non consentiremo il fascismo renziano, non lo consentiremo. Non c'era nessuna ragione per mettere la fiducia su un provvedimento che non avrebbe mai dovuto vedere la fiducia, un provvedimento di rango costituzionale. Lei ai tempi della fiducia sull'Italicum in aula disse che mettere la fiducia sulla legge elettorale è una cosa fascista. Le chiedo allora, se oggi viene messa la fiducia sulla legge elettorale, voi state avallando una cosa fascista? Grazie. Le rispondo subito, quella era un colpo di maggioranza. Qui, con grande onestà intellettuale, questa legge è voluta dalla maggioranza e da una parte consistente dell'opposizione. Ringrazio Repubblica per la sua domanda ficcante, ma assolutamente fuori luogo. Noi non voteremo la fiducia, perché noi siamo all'opposizione, ma voteremo il voto finale. Più coerenza di così alla faccia di Repubblica e alla faccia dei bravissimi giornalisti e del Fatto Quotidiano. Se mi consente le do una risposta anch'io. Il tempo di allora era molto diverso rispetto ad oggi. Il combinato disposto, come dicevamo allora, tra legge elettorale e riforma costituzionale poteva provocare un gap di democrazia. Lasciamo stare gli slogan e le polemiche che fanno parte della vita e della politica, ma questo era il concetto di allora. Contro questo ci siamo battuti. Gli italiani ci hanno dato ragione, votando come hanno votato il 5 dicembre, e quindi probabilmente la nostra posizione era fondamentalmente giusta e soprattutto condivisa dai cittadini italiani. Mi scusi, il vostro alleato Giorgia Meloni però parla di scandalo. A questo punto avallare comunque questa scelta è il primo passo per le future larghe intese? Noi abbiamo fatto una battaglia di emendativa in commissione, i Fratelli d'Italia hanno scelto un'altra strada, legittimo, ciò non toglie che il centrodestra unito si appresti a vincere le prossime elezioni, penso con il disappunto degli amici del Fatto e anche degli amici di Repubblica, e da questo punto di vista mi sento felice, perché avendo Repubblica e Fatto contro la nostra vittoria alle prossime elezioni, questo mi rende ovviamente felice. Perché Renzi vuol mettere la fiducia? Vuol mettere la fiducia per coartare, per condizionare la volontà e la libertà di voto del suo stesso partito. Noi non consentiremo, signora Presidente, che quest'Aula sia ridotta a un bivacco di manipoli. Per questa ragione noi faremo di tutto in quest'Aula e fuori di quest'Aula per impedire il fascismo renziano. No al fascismo di Renzi!